Ben trovati a una nuova edizione del Senior TG. Ieri al Ministero della Salute si è tenuto un convegno promosso dalla Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, dove si è parlato di vaccinazioni e prevenzione. All'appuntamento hanno partecipato le società scientifiche, le associazioni di pazienti e le istituzioni. Sentiamo. La Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali crede in questo progetto che noi stiamo portando avanti già da vari anni, soprattutto che riguarda la sanità pubblica, la sanità che vorrei, come il titolo della nostra iniziativa, che nella giornata di oggi si focalizza sull'importanza della prevenzione. Prevenzione che può essere attuata con la vaccinazione, che chiaramente rappresenta lo strumento essenziale per prevenire le malattie infettive, le loro complicanze, per ridurre l'ospedalizzazione, parlo in senso generale perché noi oggi abbiamo a disposizione vaccini efficaci contro varie malattie infettive, ma tutti hanno quell'obiettivo importante di ridurre le complicanze di queste infezioni, addirittura anche un impatto importante sull'antimicrobico resistenza e quindi indiretto sull'uso inappropriato degli antibiotici e quindi immagino anche che vantaggio sociale questo può comportare. La Società Italiana di Malattie Infettive insieme alle altre società, Federanziani e altre società scientifiche vuole, diciamo, evidentemente lanciare il messaggio che la prevenzione è il modo migliore per affrontare le malattie. La cura evidentemente viene dopo, tutto ciò che può essere prevenuto è quello che noi dobbiamo cercare di attuare in tutti i modi. Abbiamo i pazienti fragili, questo l'abbiamo imparato, il Covid ce l'ha insegnato in maniera molto violenta, soprattutto soggetti che hanno più di 65 anni, al di là delle comorbosità, dobbiamo ritenerli soggetti fragili, quindi soggetti che devono fare prevenzione. La prevenzione vuol dire tante cose, la prevenzione può essere anche quelle che sono i nostri comportamenti, ma certamente il vaccino rimane l'arma principale con la quale ci dobbiamo confrontare nei confronti delle malattie. I nostri anziani fortunatamente sono attivi, sono anche in buone condizioni di salute, ma ovviamente andare avanti nell'età significa anche avere delle comorbidità e doverle affrontare. Quindi l'importanza di prevenire malattie infettive che possono peggiorare le malattie o le condizioni che ogni soggetto anziano ha diventa veramente molto 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 importante. Diciamo che la vaccinazione, soprattutto quella antinfluenzale ma anche quella antipneumococcica, antizoster, che oggi sono offerte gratuitamente alla popolazione anziana, sono dei presidi utili ed efficaci che non tanto prevengono l'infezione, ma prevengono le conseguenze gravi di queste infezioni. Nella realtà, migliorare lo stile di vita, avere un'attività fisica regolare, mangiare una sana dieta mediterranea, gestire lo stress è difficilissimo. E quindi l'associazione ha elaborato questo metodo che si basa sui trattamenti integrati, quindi lo yoga, l'acupuntura, lo shiatsu, trattamenti integrati basati su evidenze scientifiche, unite agli interventi sullo stile di vita. E questo rappresenta, come dicono tutti gli studi, nell'arco di 10 anni, la possibilità di dimezzare il rischio di comorbidità di malattie gravi in questa popolazione di pazienti, ma ovviamente è un discorso che vale per un po' per tutti i pazienti cronici. E anche per quanto riguarda il rischio infettivo, ci sono ormai dati convincenti che fanno vedere come associare le campagne vaccinali a interventi sullo stile di vita riduce l'incidenza delle infezioni e poi la loro gravità. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.